caratteristiche che sappiamo bene essere state evidenziate, almeno parzialmente, in alcuni studi, in alcune ricerche, che è tutta una serie di altre caratteristiche che sono tipiche degli 0RH negativi. Mia suocera aveva 6 dita ai piedi e questa Beh, cosa compare. questa è conosciuta anche come un'anomalia genetica, diciamo, che rarissimamente si riscontra negli esseri umani. Nulla di assolutamente straordinario, nel senso che è un'anomalia che può verificarsi, tuttavia è particolare e soprattutto non può essere una coincidenza, certamente è coerente con altri tipi di discorso il fatto che esseri tecnologici, esseri provenienti dal cielo, esseri provenienti dalle stelle, esseri provenienti dalle nuvole e uova metalliche e da navi argentate e da imbarcazioni dorate e quant'altro, spesso o in alcuni casi avessero 6 dita alle mani e ai piedi. Questo certamente non è una, come dire, anomalia genetica umana terrestre, ma è probabilmente una caratteristica di qualcun altro che veniva da altrove. Di solito all'esattilia sia le mani o i piedi corrispondono poi anche determinate facoltà paranormali. Ecco, di questo abbiamo parlato. Allora. Diciamo che l'esattilia può essere, diciamo, in qualche modo abbinabile o riconducibile anche in senso molto ampio e molto lato, in questo caso anche al famoso 0RH negativo, così come a determinate altre caratteristiche, diciamo, legate per esempio a alcune presenze particolari o ad alcune caratteristiche particolari, che può essere l'ulteriore parte subclavicolare, la costola cosiddetta in più, la cosiddetta membrana interdigitale, la cauda dopo la terza sacrale e tutta una serie di altre caratteristiche che sono tipiche degli 0RH negativi. Caratteristiche che sappiamo bene essere state evidenziate, almeno parzialmente, in alcuni studi, in alcune ricerche, come fra quelle caratteristiche ricercate, per esempio, da presenze extraterrestri a proposito di abduction.